Salve, Madonna che partenza veloce del nostro amico Full Panda. Allora, siamo ancora bloccati nel nevischio, di conseguenza siamo Il impossibili. nevischio. Il nevischio che è alto 6 metri. Sì, veramente. Esatto. Siamo Ma impossibili. scusa, Antrol, immediatamente ti blocco. Dove va quell'SCV? Non lo so, però ragazzi, questa È un po' presto per andare a scoutare, non secondo me. è una puntata speciale, straordinaria di A Scuola con i TCS, ma è il replay di un nostro fan, Furbendal. Nostro fan e amico. Gran nome, Furbendal. Amico Inti. Che ci ha inviato una build che noi non credevamo potesse esistere. E soprattutto non credevamo che potesse Il funzionare. replay si chiamava LOL, quindi abbiamo già capito subito che era una cosa LOL. Dottari, e ragazzi, preparatevi perché a non un c'è altro dall'inizio? trash replay, perché se il Pampolo è questo, ragazzi, io non l'ho visto, non so di cosa sta Terribili, parlando. terribili come sempre. Ah, questo SCV direi che serviva esclusivamente. Ma aspetta un momento, questo è Cioè, un no, sco no, gas. ascoltate, io ho una domanda. Il Protoss ha 7 di rifornimento, sta facendo un pilone e un Ah sì, portale. ricordiamo che il nostro amico è il nostro caro No, no, amico Furbendal. Inaki, low bronzo. Inaki, ha Esatto. 7 di rifornimento, un pilone e un portale. Ma chi è questo Beh, buffone? si vuole chiudere per essere sicuro. Ragazzi, no, la cosa importante è che nella base del Terran c'è il gas e non c'è né un deposito né una Ma il caserma. Protoss ha 7, non sta facendo sonde. Oh Ha yeah. messo. È la partita più bella del mondo. Oh mio Oh Dio, Jack, yeah. io ho già Oh capito. yeah. Oh yeah. Gas, Engineering Bay, niente Ho deposito, niente già caserma. capito. Pochissimi SCV, io so cosa sta per succedere. Io no, Non sinceramente. ci posso Appena credere. questo SCV scouterà che lì ci sono i No, no, ma Protoss. no, ragazzi, ma cosa sta per succedere? Ah, beh, adesso vedremo perché il centro di comando si metterà a volare, molto probabilmente. Perché è No, felice. no, no, ho capito. Vabbè, Perché è ma non può felice. funzionare. Contro un Protoss forse sì, vedremo. No, Cioè, ma quindi tu mi stai scientificamente dicendo provato. che tutti noi quello che ci stiamo aspettando sta per succedere? Oh yeah. Sto No, no, aspettando i fatti di C125. O 150, non mi ricordo mai quanto con 150. 150 la fortezza planetaria. Oh Sì. sì, oh sì, se adesso li toglie dal gas. Oh yeah. Non ci Oh posso credere. yeah. Non ho No. parole. Oh yeah. Ragazzi, questo è un a scuola con i TCS. Esatto, Sì, ma questa questa è una build che va. è la cosa più stupida che abbiamo mai visto in vita mia. Nessuno farebbe mai una cosa del Ma se noi genere. l'abbiamo fatto nel 3v3 abbiamo failato. Cioè, oh, Comunque, aspetta, guarda ma che cosa. dov'è il centro di Ora siamo un po' comando? confusi, Inaki. Sì, infatti la sonda Inaki ha per me non se l'aspetta. 13 di rifornimento ed è stato a 7 fino un attimo fa, ma il nostro caro amico Fubendal è a 11. Allora, diciamo una cosa, il Protoss è di una scarsezza Vabbè, clamorosa Lega in che Bronzo. può aiutare Furbendal nell'attuazione di questa build, però secondo me non può funzionare. Secondo me Sì, è più che Secondo altro è entrato, ha visto che non c'era neanche il centro di comando, ha detto ma che Esatto. cavolo sta succedendo qui? Sicuramente non sta sospettando quello che sta per succedere. Secondo me funziona. Guarda che cerca di andare a vedere dov'è. Secondo me funziona perché si chiama Furbendal. È uno che non me la punta giusta. Uno che si Eh chiama sì. Furbendal. È una persona furba, direi. Oh, no. Forse Dentro così. Sterrello faceva prima a fare due torrette. Aveva vinto, vabbè. Tutti questi SCV. No, tutti questi SCV probabilmente servono solo per distrazione. Tipo, li fa attaccare No, dal non so. davanti. Cioè, Veramente una cosa no, scattata. ragazzi, la cosa bella è che con gli SCV possono fare un massacro. Perché quel demente si è chiuso fuori, guardate. Non può Esatto. salvarsi. È Non vero. può neanche attaccare Guardate gli quanto è SCV. scemo. Adesso Cioè, ora con gli vediamo. SCV può fare veramente un Mi disastro. voglio spostare. Guardate! Questa è la Ma è una cosa visuale. ridicola! Adesso gli distrugge i piloni. Questa è la visuale di Naki. Stiamo guardando quello che sta vedendo lui, ragazzi. Voglio Ta gustarmi. ta 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 ta
Io non sono solisale. Sta continuando a guardare due SCV che distruggono il pilone. Cioè, lui sta facendo una torretta per sopravvivere agli SCV senza rendersi conto di quello che sta per succedere. Cos'è quello? Doveva mandargli gli SCV a raccogliere i minerali. Sta facendo la cosa giusta. Non l'avrei mai detto, ma adesso. E i due zeloti, no? È vero, non mandi due zeloti. Ma perché non mandi due zeloti? Perché? Cazzone, no, vero. Attenzione, è finita. Tanto li ripara. Sonde contro sonde. Appena escono, appena finisce, si mette malino. Non ci posso credere. No, ragazzi, non possiamo mandare online questa roba. È ripugnante. È bellissimo. No, guardate le sonde. Finite. I zeloti, però, bloccano. E guarda il tocco di classe, raccogli i minerali. Questo è proprio il tocco di classe finale, si può dire. È scandaloso. Allora, ragazzi, come counterarlo? Qualunque cosa. Fate più allora, sonde. Va counterato con qualunque cosa. Però c'è una counter ancora più semplice. Voi vedete il centro di comando che sta venendo verso la vostra base.
gli mettete una scionda in follow e non potrà scendere. Capito, ragazzi? Questa è la counter più semplice in assoluto. Oppure, cosa molto più importante, magari usare gli zeloti o... Sì, ecco. Costruire delle unità all'inizio del gioco, tipo delle sonde. Queste sono guarda gli zeloti che vanno! Dove vanno? Fanno il giro lungo perché spera che Hai capito, vuole bloccare l'economia. Io sono orgoglioso perché di TCS sono i primi al mondo a mostrare il replay di Orochi di Foresta Planetaria riuscito. Esatto, quindi sono molto orgoglioso. È un momento molto importante della nostra storia. Un momento epico, vedremo. Io voglio l'applauso di tutti voi fan. Soprattutto, ma quando limpa questo qui, non l'ho capito. No, forse spera, sta cercando il tasto per sollevare il Nexus. Ragazzi, sembrare un ex planetario, ma non avrà molto successo questa cosa. Ragazzi, questa tattica è fortissima contro i Protoss. Ma guarda come l'urla! guarda che cerca di chiamare gli Zeloti. Che spettacolo. Vabbè, insomma, la partita è finita appena iniziata, direi. Ecco qua. Poteva andare meglio. E cerchi di salvarli, ma è troppo tardi. Non so perché ancora sta arrivando. No, perdere così però ti fa veramente male. Ecco, mi sa che ci saluta. Sì, ok. È finita finalmente. Vi giuro che io sono rimasto a bocca aperta dal primo minuto all'ultimo. Chiedo scusa a tutti voi ragazzi per avervi postrato questa robaccia. Vi prometto che mi batterò fino alla morte per fare in modo che roba del genere non venga più online con nome di TCS. Grazie. Sono sicuro che in realtà a tutti voi è piaciuto. E vi invito a mandarci dei replay in cui fate no, il crash di Forza Planetaria. Ragazzi, non lo fate. Anche se fate, fallite. No, non fatelo. E se lo fate in team game è un bonus. No. A proposito di team game, A proposito di team, non c'era qualcosa che dovevamo mostrarvi? C'è una cosa che dobbiamo mostrarvi. A proposito di team game, rieccoci qua. Come possiamo vedere, visto per celebrare, insomma, l'inizio di questa bellissima questa giornata. Questa è la parola giusta per iniziare. Infatti, come possiamo vedere, in questo 4-4, quindi i dubbi già cominciano ad esserci. Siamo contro un signore che si chiama Mao Zhaozhu. Prima, l'altro giorno abbiamo analizzato Tora Zain, sempre del clan Maus. Adesso però ci troviamo di fronte Mao Zhaozhu. Io però non sto giocando. I giocatori sono Spigas, ciao Spigas, sì. Neryn, Marca Bruni in versione Protoss, Neryn in versione Terran e il signor di nome Starkor. Spieghiamo perché io facevo Protoss. Volevamo mettere in atto e qui mi viene da ridere prima ancora di dirlo perché che gallo. Starkor è già il mio nuovo idolo, guardate che gallo. Allora, praticamente ragazzi, quando noi giochiamo dei 4v4 e alcuni di voi che li fanno con noi quando ci beccate, li facciamo sempre volentieri, sanno che io e Marco Bruno non giochiamo solitamente con le nostre main race, ma cerchiamo di fare delle cose stupide tipo un momento, questo che vogliamo fare oggi è esattamente il Bailing Toilet, ragazzi. Allora, io sto analizzando soltanto l'APM. Tutti sono nella media di 10-20, Asio è nella media del 100, ragazzi. Sì, io sto guardando solo l'APM. Vabbè, ragazzi, come potrete vedere, il motivo per cui vi facciamo vedere questo, come abbiamo detto prima, è per farvi vedere un 4 contro 4. 168 di Asio, quindi senza fare niente. Cioè, ragazzi, la cosa è esaltante. Per inaugurare 4 contro 4, per incentivarvi a mandare anche questi team game, come possiamo vedere, l'unico che scouta è il povero Asio. Ovviamente nessuno di noi credeva chi fosse il vero Asio, perché ci ha capito. E soprattutto a nessuno di noi interessava cosa stessero facendo gli altri, esatto. Visto che io sarei andato di mass void. Proprio in maniera elegante, quindi. Esatto, l'ultima volta, ragazzi, che abbiamo fatto questa tattica, abbiamo deciso di farla facendo Vortex con i Banning e la bomba atomica. Allora dovevamo provare a ripetere questa cosa. Grazie anche all'aiuto di Spigaz, che a proposito saluto fortemente, visto che appena ti è diventato il nuovo schiavo. Ecco, del diavolo. Esatto, appunto. Ecco, sono anche curioso di sapere una cosa. Questa, ragazzi, è una partita molto importante per vedere come un pro gamer si approccia nei team game. Farà gioco di squadra, farà tutto da solo. Questa è un'occasione molto importante per analizzare questo aspetto del gioco che non abbiamo mai fatto. Non sì, stiamo parlando di te, Marco Bruno. Parlando di te, perché possiamo vedere il vero pro non si è chiuso, mentre Marco Bruno si è chiuso. E quindi
Allora, se io non mi chiudo, sono un noob, se non lo fa Mausasu, è cosa c'è da fare, vero? Mausasu è in GM. Esattamente è così. È giusto quello di problema. Comunque, come possiamo vedere, ovviamente il motivo per cui non teniamo la scheda di produzione è palese, però la prendono un attimo, vediamo che il caro Marco Bruno sta già mettendo giù la prima macchina, il primo portale della morte. E mentre il nostro Carrazzo cosa sta facendo? Un trigate normalissimo, probabilmente ci metterà una robo da qualche parte. E niente, insomma, sono difficili da commentare i 4 contro 4. Sono difficili perché ci sono 8 giocatori e noi siamo in 3. E quindi è un po' difficile riuscire a sopperire a questa mancanza. Vorrei anche ricordare a tutti che anche per questo replay siamo, cioè l'avevo già ricordato nella parte precedente, però siamo ancora costipati dalla neve, e sì, ho usato il termine giusto, e e quindi insomma siamo un po' così. Come possiamo vedere, io e Spiga ci insultiamo un po' a vicenda, insultiamo un po' a vicenda la razza Protoss, perché è giusto farlo, e vorrei... No, Spigas è un grande amante della razza Protoss, è un mio amico intimo e ti obbligo a non trattarlo male, Neryl. Come potete vedere, lui, voi state disquisendo sul fatto che... Guardate che questa cosa bellissima nella Torre Naga in basso, la nostra, che con uno zelota tiene la Torre Naga e con lo Stalker distrugge a me il mio deposito. L'ho sempre odiato per questo, però sono finezze da buon gustaio. Comunque... mi ha rubato la battuta. Quindi vediamo che Neryl, smetti di rubare le mie battute. Quali sono le, quali sono le intenzioni? Baneling, Void Ray, e poi qua che cosa c'è? Io volevo fare i Ghost, però io continuo a fare Asus. Allora, Asus si sta fast espando, ragazzi. Per ora ha aperto in un Trigate senza robo in un team gaming. Per la cosa più stupida del mondo, sinceramente. Se facessi un mio alleato, gli darei del noob subito. Non dovrei spiegarvi. Aprire di Trigate in un 4-4 è la cosa più inutile del mondo. E sta massando sentry. Lui è abituato agli uno contro uno. Ok, ma cazzo massi sentry a fare? Così, cosa vuoi fare? Per tenere le mie void dentro. Beh, stupido noob. butto giù un quarto portale adesso. Quarto portale dopo l'espansione. Ragazzi, e la PM, adesso a 2C. Se andate sulla mia base c'è già il faro della flotta. Allora, io voglio fare un complimento di tutto cuore a Spigas, il quale ha una media di APM di poco inferiore ad Asu. Quindi tanti complimenti, Spigas. Sti cazzi. Fate i complimenti a lui, intanto vediamo che riusciamo a scoutare un'espansione del povero Avnivni, che è il Protoss avversario che stava facendo i colossi, mentre abbiamo i Rai che vuole fare, probabilmente avrei detto all'inizio, avrei detto Banshee, ma a quanto pare fa un drop di Hellion dietro alla povera linea minerale di Marco Bruno, che data la sua incredibile reazione a PM sicuramente sposterà il più velocemente possibile. La PM di Marco Bruno è zero in questo momento. E probabilmente rimarrà tale. Arriva l'Arash e allora ragazzi, durante l'Arash Marco Bruno come APM è a zero. Però sono arrivato. Bravo Marco Bruno. Mentre andiamo nella base di Asu, vediamo che è arrivata la Banshee di Shtakor, che prima se la bullava tanto, vediamo quanti danni farà. È riuscito a uccidere ben due sode, ma ovviamente il pro de Asu se ne è accorto subito. Ma tanto a me non interessava niente di quella razza, io avevo già un'espansione. No, sei proprio un gallo, Marco Bruno, sei tu il tuo dopo che... E intanto arriva la seconda Banshee, che andrà di nuovo dal fastidio. Attenzione, qui c'è la naturale di Asu esposta. Starkor ha rushato molto bene il naturale di Asu. Difatti ci ha fatto trovare scoperto, cosa che mi ha lasciato un po' sorpreso. Soprattutto l'espansione il modo in cui l'ha presa è completamente corretto, niente da dire. Sì, però essendo un team game è difficilmente difendibile. Questo, ragazzi, è nella chiara dimostrazione. Nel frattempo il pro gamer si sta dedicando a un Forgate con la ricerca di carica e immagino successivamente i Blink. Al momento però la sua build principale sono 4 portali dimensionali, zeloti e sentry completamente cariche. E degli sono curioso di vedere come saranno usate. Nel frattempo Spigas, complimenti a lui, va subito ad arrasciare la sua naturale. Spigas, ragazzi, ha una media di APM che tiene in passo in quella di Asu, veramente esaltante. E io gli sto dietro. Quindi complimenti. No, te sei a zero anche questa cazzo. Marco Bruno è sempre a zero. Complimenti anche a Spigas, però sarà costretto a salutare tutti i suoi Zeglin dopo ovviamente essersi portato a casa il Nexus, però ovviamente con tutto questo esercito addirittura il tocco di classe di intrappolarli, anche se non è che bei force field. Esatto. Si vede la
Si vede la manina del giocatore forte comunque. Non era neanche necessario perché ovviamente lì morivano tutti, è giusto un tocco di classe, tanto qua abbiamo corruption. No, ragazzi, Spigast è esaltante comunque, veramente complimenti. Ovviamente la PM è una statistica molto relativa e opinabile, però sta veramente mantenendo una media quasi al passo con quella del pro gamer. Grandi complimenti. Sì, complimenti a loro. Intanto abbiamo Corruption, che ha un nome bellissimo e non per niente non da bimbo minchia. Che per niente che sta accumulando, sta praticamente facendo la copia di Azu, però la differenza è che Azu ha puntato tutto sulle Sentry e sugli Zeloti, e se come possiamo andare a vedere, Corruption è andato soprattutto di Mass Stalker. Andiamo e io sottolineo che la PM di Marca Bruno sale da 0 a 25. È molto importante per me farvi notare. Guardate che nonostante io non giochi la mia razza, comunque che force field. Che force field, ragazzi. Comunque tendo di nuovo a sottolineare che nessuno di noi stava giocando seriamente, perché nessuno di noi credeva che fosse il vero Azu. E anche ok, però cazzo, Neryl, 8 di APM. Te, sì, Neryl, sì. Ti difendi. No, è una media molto onesta, sì, ma Marca Bruno viaggia da 8 a 10. Ma io devo solo fare delle void. Che APM, sì, ma viaggi da 8 a 10, se, cazzo. Se spostiamo un attimo sulla base di Marca Bruno, possiamo vedere che non ha necessità di muovere le unità. Lui deve solo ogni tanto premere V per fare le void. 10. Io devo premere 3 www, basta. Esatto. Va bene. Nel frattempo, scusa, vai avanti, Neryl. No, niente, volevo sottolineare come... Che la mia PM è 55, sì, volevi dire questo, vero? Sì, no, adesso volevo sottolineare, sì, vabbè, come... Vabbè, ma sono discorso, stavi costruendo, sono capace anch'io così, brutto ladro. Spigaz si è andato a salvare l'espansione di Shtakork, e mentre nella base mi piace vedere il dislivello che c'è tra loro e noi. Nella nostra, noi non stiamo facendo praticamente niente, loro invece hanno tipo gli eserciti che si muovono a destra e a sinistra. E ci sono gli High Templar, per la sua attenzione, una scelta molto interessante nonché divertente. Esatto, soprattutto sono anche molto curioso di vedere come il pro gamer deciderà di attuare un eventuale push che inevitabilmente tra un po' si farà. Ora si cautela, avendo scordato le void ride del demente. Ehi, ma perché nessuno si è accorto che sulla mia espansione c'è la barra di creazione della nave madre? L'infinito faro che allora, va verso il la cielo. La nave madre, secondo me, può avere un impatto devastante nel game, soprattutto perché nessuno dei giocatori ha un counter per la nave madre, appunto, ma sì, soprattutto dato che rende invisibile e vabbè, neanche ma... nella sua. Sì, vabbè. No, la cosa veramente devastante è il fatto che tutti sono andati di match e Neryl, Spigaz con i suoi Inferno hanno preparato l'anti-match, quindi le Voidery sono in grado di fare letteralmente un massacro, sì, con la copertura della nave madre. E poi vorrei anche dire che in realtà la nave madre non è che serva solo ed esclusivamente, ed eccola che è uscita, solo esclusivamente per fare diventare invisibili gli eserciti, ma noi abbiamo ben in mente di fare il Bending Toilet. Esatto. Potrebbe essere molto divertente. Sì, ma il Bending Toilet con solo unità corazzate, ragazzi, è assolutamente inutile, e loro hanno solo unità corazzate. Vabbè, ma noi lo facciamo solo per il pelo dell'uomo. Esatto, siete contro Mausage, fate i buffoni, ma certo, non vi vergognate neanche un ma po'. Noi facciamo i 4 contro 4 solo per divertirci. Ti sì, sembra ma siete logico? Contro Mausage, non ti contro sembra, un troll. Ti sembra logico fare Mono Voidray e Marauder in un incontro? A me non sembra tanto logico. E oltretutto fare il 4-4 di Mass Voidray è un classico. Sì, inoltre senza scottare, attenzione, perché qui abbiamo Mausage, l'esercito Mausage di Corruption, di Irae e anche quell'altro, non so come si chiama, che stanno per ingaggiare la nave madre più gli Infestor. E attenzione, perché ovviamente non hanno rilevatori. Anzi, no, ecco, è uno però molto lento. Si è arrivato adesso, infatti, un po' rallentato. Grandissimo feedback sugli Infestor, subito stroncati. Force field pazzeschi, tempeste. E questo è tutto fatto da Azu, vorrei ricordare. Vabbè, sì, lui sta giocando da sole con pochissime unità, è clamoroso. Gli altri hanno fatto semplicemente a click. Scende il... Ecco il feedback che è stato fatto. E i Void Ray stanno ironia della sorte, i feedback sono inutili perché i Void Ray stanno limitando il raggio degli Stalker e i Void Ray stanno facendo letteralmente un macello. Ecco, sono usciti, ovviamente non si è visto, ma anche utilizzato. Io avevo anche un boss nell'esercito, ho usato MP sulle loro set, su qualcosina. Wow. Sono arrivati i Garcotti, sta succedendo di tutto, però credo proprio, ragazzi, che la nave madre, le Void Ray soprattutto, ecco, poi che sopraggiungono anche i Marine di Star. Cioè, è imbarazzante un personaggio che ha avuto 0 APM per tutta la partita sta decidendo una partita contro Azu. Che tristezza. Addirittura l'impatto. Irae si è andato incazzatissimo e il poveraccio. Tanto abbiamo qui in alto Stator che decide di attaccare con qualche Banshee, ma viene brillantemente respinta da Azu.
E niente, la vita riprende, ovviamente loro, avendo una macro e una PM molto superiori alla nostra, sono già messi meglio di noi, ma noi stiamo giocando in Allora, una la maniera PM, io ignorante. sto controllando molto la PM, quella di Spigas tiene in passo con quella di Ausbo, anche se adesso il giocatore Zarg è leggermente in calo. Comunque tanti complimenti perché all'inizio è riuscito a tenere comunque a tallonare il pro gamer, quindi Spigas complimenti, direi che sei sulla strada giusta. Marca Bruno, vergognoso, ma veramente, media di 15 Però con rari picchi di eccellenza, immagino per spammare in tasto delle void rai, giusto Marca Bruno? esattamente. Comunque va detto che la sua strategia da buffone sta decisamente decidendo i game, perché tutti i giocatori stanno andando di match per contrastare, di match che sparano in aria ovviamente, per contrastare le void ray, dimenticandosi i marauder ma soprattutto i tank. In questa maniera stanno interamente giocandosi la partita. Complimenti a voi ragazzi, ve lo siete meritati. Tra l'altro è stupendo il nostro map control, che è veramente schifoso, che ci sono delle unità avversarie sparse nella mappa davanti alle nostre unità, tipo a 1 metro, e noi non le guardiamo neanche perché siamo troppo pigri per andare per muovere le nostre unità. Ah, ma ragazzi, i campioni di domani si decidono così, soprattutto nei 4v4. Esatto. E vabbè, qui intanto abbiamo che il signor Asu sta continuando a massare Stalker e Tempeste, scusate, Arconti, mentre abbiamo qui un rambai da parte di Spigas, che decide di andare a eliminare l'espansione di Evony. Questa è una cosa che farà un bel po' di male, soprattutto a Evony, e ci Anche metterà. perché Ebony è la sua unica espansione, E se riesce a oltretutto mi farglierla sa che fuori, è rovinato. vedrà probabilmente anche l'espansione di Mausasu, che la fa esattamente lì, cioè, che si è preso un ignorante alla fine dei Sì, conti. esatto, perché la Vabbè. sua base qui però sarebbe la quarta di Asu, ricordiamolo, quindi non avrebbe grossi problemi se quella venisse Povero Asu. distrutta, infatti. E abbiamo un server di Corruption che dice tutto quello che sta succedendo ai nostri nemici e noi li odiamo. E qui abbiamo un ingaggio tra me e Mausasu, che ovviamente, ah, guardate quanto sono Yvonne, forte. quale onore! Eh sì, Non ti senti? Non... evitato brillantemente la tempesta, ragazzi, Sì, questo perché è. si è sbagliato lui a cliccare, Che Neril, probabilmente. ragazzi, signore. Io me la ricorderò in modo diverso quando la rivedrò. Cioè, ma ti rendi conto, Neril, puoi dire che hai ingaggiato Mausasu e ne sei uscito quasi vincitore? No, esatto, anzi, il primo ingaggio ne sono uscito vincitore, però dipende dopo come è andata, insomma, ragazzi. Poteva Attenzione che andare qui meglio. abbiamo la nave madre di Marco Bruno, che ha raggiunto le mie unità, più E un sì. miliardo di void ray, e credo quelli che siano Zeniling, ovviamente, ma È attenzione. proprio così. Secondo me Azu ha imparato quello che ha visto e non si farà ricordare. Ah, tempesta! Bomba atomica! La tempesta ovviamente farà miracoli, la bomba atomica cade. No, non è riuscita a cadere. E ovviamente un grazie sentito a Marco Bruno, che ha lasciato morire il mio esercito. Ma certamente, E scusa. guardate, guardate cosa Sembra succederà veramente un alla nave. Landikenek, ma. Per evitare di nuovo il Baneling Toilet, gli ha fatto il feedback sulla nave Infatti, madre. esattamente, una mossa intelligentissima questa di Mouse, che è tipo stata, che li ha aiutati a sopravvivere un pochino di più. Tra l'altro l'unico che muore sono sempre io, perché vengo dimenticato dalla folla, però dai, non importa, vero? E Non importa a attenzione nessuno. che è bello vedere come le Void Ray, non importa in che legato sia, nel 4 contro 4, Max Void Ray è Batte abbastanza forte. qualunque cosa. Intanto andiamo a vedere, attenzione, un mega scontro, tank, Baneling bloccati dalle unità di Neril, e ovviamente che sono fatte apposta perché io odio i Baneling, sono completamente vanificate. È arrivata la nave madre, fa la differenza, è impossibile stare dietro a tutto quanto, perciò Dai, dai, lustrate gli dimmi occhi. che ho fatto un flanking. Hai fatto un flanking stupendo, soprattutto perché hai perso pochissime Void Ray. Vabbè, sono morte tutte le nostre unità, ma non importa. Vabbè, ma tanto No, le ma void alla sono. fine quelle unità erano fatte apposta per morire. Le Void Ray stanno decisamente decidendo la partita. Per guardate, ha solo Stalker. È stata una scelta sbagliata fin dal principio. Sì, è Voi vero, avete limitato veramente tanto. Non capisco i banning, sinceramente. A quel è vero. punto, Beh, forse. noi volevamo fare i Baneling, sono loro che hanno voluto fare una Sì, ma partita siete contro diversa. Mausasu! Ma noi Minimo non lo di rispetto. sapevamo che A era quanto Mausasu. pare ha funzionato, però. Esatto. Intanto io ho Ma battuto Cabrone non ha perso Mausasu. una Void Ray, No, praticamente. qualcuno ne ho persa, però. Però non importa. Esatto. E ormai i nostri avversari sono alla frutta, mandano i colossi direttamente sotto gli attacchi delle Void, ovviamente sono potenziate, vorrei ricordarlo. E a Certo. questo punto credo proprio che la partita volga al termine con la nostra vittoria, sembrerebbe. Oh, con la nostra vittoria contro un personaggio che in questo momento ha 150 di APM. Esatto, il triplo Allora, di la quello che media ho di fatto prima. Mausasu è 150. L'uomo che ha deciso la partita ne ha 28. Sì. 28, esatto. Allora, 28.
questa persona si chiama Marca Bruno, quindi io non mi esprimo oltre. Quindi ragazzi, questo testimonia che la PM è un dato puramente statistico e non ha nessuna rilevanza in game, perché un buffone del genere ha letteralmente surclassato Mausage. Potrei quindi sapere qual è la mia PM in questo momento, che sto per affrontare nuovamente il signor Mausage. Sono proprio vabbè, tu non è che sei stato molto più in alto di me, comunque hai avuto dei picchi di 60. Allora, tu ne hai rifatto esattamente il doppio di Marca Bruno ed è comunque un insulto. Oh, attenzione, perché oh, grandissimo Mausage che mi fa un bel regalo, mi regala tutte queste belle tempeste psioniche. Però mi dispiace, la furia italica di Neri il batte tutto. Anche il caro Mausage che perderà tutto quanto. E intanto qui abbiamo le Voidray che finiscono l'operato. E loro probabilmente gli scoccia dare il GG da quanto è stupida questa tattica, perché perdere così, ragazzi, deve essere veramente... Perché no, magari speravano che tipo Asu tirasse fuori, tipo, non lo so, gli Battle Cruiser. Oppure tirasse fuori il tasto questo free win, sono Asu, capito? Mi piace come non si arrende, giustamente, essendo lui pieno di soldi, cronobussa tutti i Warpgate, poi avendo 5.000 basi potrebbe benissimo batterci da solo. Anzi, molto probabilmente se gli altri gli davano tutti i minerali sin da subito ci battevano. Era molto probabile, sì, ti dirò la verità. Non importa. Facendo la media di APM, la sua APM era superiore a tutti, a voi tre, tranne quella di Spigaz. Spigaz ha una media di 73 per tutta la partita. Spigaz è sotto di solo il doppio rispetto a Mausage e non è tanto, ragazzi. Sì, quindi complimentissimi. Beh, che dire, il caro Asu ci saluta dicendoci le congratulazioni. Noi dopo siamo andati ad informarci, il replay finisce così, siamo andati ad informarci per vedere se era veramente il Mausage e a quanto ed pare era effettivamente veramente lui. Abbiamo visto la scheda Grandmaster. Molto Mannered Mausage vi avrà insultato alla morte, sinceramente. No, no, non è vero. Dopo l'ho contattato dicendogli, oh, ma lo sai che l'ultimo PvP che abbiamo commentato qua in Italia c'eri tu che stracciavi l'avversario. E lui mi fa, grazie. E insomma, hai detto una persona così squisita. Sì, sì, l'ha detto voce. Proprio una persona squisita, complimenti a lui, mi dispiace. Ma quindi Mannered sarebbe sbagliato se noi dicessimo che Ausu è il tuo migliore amico. No, non è sbagliato neanche un po'. E possiamo anche dire che il 100%... Insomma, potremmo dire che Asu potrebbe diventare il tuo schiavetto come per il mio però... Sì, ma non gioca a Zerg, Asu. Però... No, parlavo di te. Ah, glielo posso chiedere. siamo in buoni rapporti. Esatto. Ragazzi, il 100% delle volte in cui io mi sono trovato in un gioco di StarCraft contro Asu, ho vinto. Quindi ho una win rate del 100%. contro di lui. Allora, io intanto vi leggo questa bellissima statistica. Inerente ai giocatori che hanno vinto questa partita. Spigaz, media di APM 74, ottima. Neril, ciao Neril, media di APM 40. Ma io qui vedo delle schermate diverse. Il tizio rosa Starcore, media di APM 60, onestissima. Marca Bruno, media di APM 26. E perché allora Evoin aveva la media 21 e il signor Irae aveva 10. Ecco, allora diciamo le cose come stanno. Io vabbè, avevo... ma loro sono comunque gli altri che giocavano con Asu. Avevo altro a cui pensare che alla PM. Io dovevo fare delle Void Ray. Ok, infatti l'hai vinta te la partita. Giustamente. Quindi ragazzi, si può tranquillamente dire, sanno questa partita, che Marca Bruno è più forte di Mausage. Con il Protoss. Esatto. Va bene, ho Freyze contro Mausage. Va bene ragazzi, allora noi speriamo che questa scemenza di game vi sia piaciuto. Soprattutto vista dopo quell'altra cosa abominevole che vi ho propinato. Dire. Cioè, oggi ragazzi eravamo in vena. Eravamo in vena per mostrarvi delle cose stupide. Noi vi invitiamo a inviarci delle cose stupide. Se vi fa piacere, vi ha fatto piacere vedere direttamente noi coinvolti nei team game con anche voi fan. Dei Grandmaster anche. Sì, anche voi fan Grandmaster. Fatecelo sapere. Perché ovviamente noi, ripeto, siamo spesso online e quando ce lo chiedete giochiamo con voi, quindi ne abbiamo a bizzeffe di partite con voi. Come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, a iscrivervi a battlecraft.it, a iscriverci su Facebook, su Twitter e ovviamente a ricordare a tutti i nostri amici su Battle.net che ancora non ci conoscono, che ci siamo anche noi e che abbiamo battuto Asu. E anche e voi troll... Anche voi se troll, lo fate, noi vi facciamo pubblicità e vi vorremmo tanto bene, esatto, più bene che altro. E poi anche voi troll, grazie per venire a scrivere sulla nostra pagina, perché ci fate solo piacere.
Detto questo, ragazzi, stavo cercando un'immagine stupenda. Ah, eccole qua, ho trovato l'immagine stupenda. Teniamo l'immagine dell'uomo che ha fatto la partita, il risvolto, ha segnato il risvolto alla partita. Detto questo, vi saluto con uno squallido Vai Moss Void. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao!